questo concetto di, di riprogrammazione, no? questi termini un po', un po aspecifici, no? riprogrammare, transdifferenziare, ritornare indietro col differenziamento, eh, eh, comprese alcuni eh, eh, passaggi molecolari importanti, per esempio quando si fa questa operazione di riprogrammazione verso le cellule embrionali staminali, si Ripristina la lunghezza del telomero, quindi si attiva la telomerasi, si ripristina la lunghezza del telomero. Dopodomani vi, vi racconterò che cos'è l'invecchiamento: no? uno dei problemi più affascinanti, totalmente sconosciuti. Perché noi viviamo un massimo di 120 anni, un topo 2, per esempio? E, e, e quindi come, come si resetta il programma dell'invecchiamento stesso. No? La pecora Dolly vive esattamente come vive una pecora normale. Quindi vuol dire che il suo programma di invecchiamento. Sì, che, che, che la porterebbe a morire, che avrebbe portato la cellula da cui proveniva a morire a 12 anni. Ecco che invece adesso è completamente resettato. Allora, tutte queste cose eh, l, a me piace spiegarle con, con un'analogia che secondo me rende molto bene il. il il concetto no? è come se voi compraste, andate in un negozio: comprate un magnifico eh, computer nuovo e questo computer ci mettete un hard disk pieno di eh, programmi e, e, e arrivate a casa, attaccate la spina, caricate il sistema operativo e poi dite: Fantastico, adesso eh, voglio cominciare a utilizzarlo, per esempio. Per eh, fare un bel grafico con questi dati che ho. Allora sul sistema operativo caricate Excel, entrate in Excel, vi fate una tabella con i vostri dati, poi dice voglio fare un histogramma e, e allora fate, entrate nella routine che fa l'istogramma, fate un magnifico histogramma, cambiate eh, le linee, i colori, la, la grandezza delle barre, eccetera. Siete molto contenti, lo stampate e a quel punto dite bene, adesso voglio invece guardare internet e, e non vi trovate il tasto di uscita. Cioè avete un computer nuovo con un hard disk pieno di programmi, potreste farci quello che volete, ma in realtà dovete usarlo tutta la vita soltanto per fare grafici in Excel e con quei dati che avete impostato. Non potete fare nient'altro, potete cambiare l'istogramma e farci una linea eh, eh, piuttosto che una, un grafico a torta, ma potete fare soltanto quello. Allora, cosa fa la clonazione piuttosto che la, la, il metodo per fare le cellule IPS piuttosto che il metodo STAP? Staccano la spina e la riattaccano oppure premono il tasto di reset, se c'è un tasto di reset nel computer, cioè ripartono il programma da zero. E allora quello stesso computer potete utilizzarlo per fare, eh, ad esempio, stavolta per scrivere un testo. E la cosa è ancora più complessa perché da quando è venuta fuori la storia di Yamanaka, che che è, è stata veramente rivoluzionaria, un premio Nobel l'anno scorso, nel 2012, assolutamente meritato. La gente si è resa conto che se io posso riprogrammare una cellula a, da eh, una cellula adulta, non nel caso di Yamanaka, una cellula, una cellula del mh, fibroblasto della pelle, nel caso della clonazione di Wilmut, una cellula della grande mammaria, a una cellula embrionale staminale, mi bastano quattro eh, fattori di trascrizione, no? questi fattori che sono espressi durante la staminalità. Ma allora perché non cercare altre condizioni in cui i fattori di trascrizione mi riprogrammano una cellula in un'altra cellula? Per esempio, si sapeva, e questo si sa da molti anni, che se io prendo un fibroblasto e ci metto dentro un unico fattore di trascrizione che si chiama Maio questo fibroblasto diventa una cellula muscolare scheletrica. E la gente così ha cominciato a provare e si è accorta che l'identità cellulare è determinata da una serie di diversi fattori di trascrizione che questa cosa può essere in qualche maniera programmata, quindi io eh, 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 posso per esempio prendere un fibroblasto e invece di farlo diventare una cellula embrionale staminale, lo posso far diventare un cardiomiocita inserendogli tre o quattro fattori eh, eh, diversi oppure Fattori di trascrizione, oppure preslo, posso prendere un fibroblasto e farlo diventare un neurone dopaminergico, inserendo soltanto eh, questi due fattori di, eh, questi tre fattori di trascrizione qua. Eh, oppure posso prendere una cellula epiteliale del timo e farla diventare una cellula staminale dell'acute, di nuovo trasferendo tutta una serie di Quindi c'è questo concetto che io posso riprogrammare un tipo cellulare in un altro tipo cellulare. Ora, allora, vi rendete conto che quando noi parliamo di queste cose, eh, non stiamo parlando eh, di, questi sono altri esempi, per esempio convertire fibroblasti in progenitori delle cellule del sangue. E, e quando parliamo di queste cose, noi non stiamo parlando di cambiare la sequenza del DNA, perché tutte queste cellule hanno esattamente la stessa sequenza del DNA, tutte le 10 alla 15 cellule, 14 cellule del mio organismo hanno esattamente la stessa sequenza di DNA. No? L'unica eccezione che noi conosciamo è la ricombinazione dei geni dell'immunoglobulina e del T6 receptor, per il resto il DNA è esattamente quello. Quindi quello che cambia è semplicemente, fra virgolette, come il DNA viene utilizzato, cioè quali sono i programmi di espressione dei geni che vengono utilizzati da un tipo cellulare piuttosto che da un altro tipo cellulare. E, e se noi facciamo una fotografia a qualsiasi cellula, ecco, vediamo che dei suoi 20-25 mila geni, eh, normalmente ne vengono utilizzati meno di un quarto, eh, di cui... Eh, alcuni sono geni che sono comuni a tutte le cellule, sono quelli che noi chiamiamo i geni housekeeping, no? i geni, per esempio, per la respirazione, le proteine del mitocondrio, il ciclo di Krebs, le DNA polimerasi, il citoscheletro, insomma tutto quello che potete pensare che serve a tutte le cellule per sopravvivere. E gli altri, invece, determinano l'identità di una cellula. Quindi la, la cellula del fegato esprimerà il suo set di un paio di migliaia di geni. Comuni con la cellula del cervello, ma poi il neurone ne esprimerà altri 2000 che sono specifici per il neurone e l'epatocita 2000 che sono specifici per l'epatocita. Quindi l'identità cellulare è determinata da quali geni vengono utilizzati. Questo anche dice che se circa un quarto dei geni sono utilizzati, quindi utilizzati significa sono trascritti e poi tradotti per fare delle proteine. Quindi, se circa un quarto dei geni sono utilizzati, che tre quarti dei geni sono spenti. E difatti, se noi facciamo una fotografia di una cellula, la maggior parte del genoma è completamente spenta. Quindi il problema si sposta a cercare di capire cosa fa sì che dei geni siano accesi, quindi trascrivano e poi l'RNA si è tradotto, e degli altri geni siano spenti. E questo prende il grande nome di un settore che ha avuto un enorme boom negli ultimi dieci anni, che è il settore dell'epigenetica, quindi un tipo di informazione che non è dipendente dalla sequenza del DNA, ma da come la sequenza del DNA viene utilizzata. Ed è un'informazione... Eh, che ha la caratteristica, come quella genetica, di essere tramandata di, da cellula a cellula. Perché se io prendo una cellula embrionale staminale, per esempio, e la coltivo in laboratorio, eh, quando questa cellula si divide darà due cellule embrionali staminali, non darà un fibroblasto e un neurone. E se prendo viceversa un fibroblasto, quando questo si divide rimarrà un fibroblasto. Quindi è un tipo di informazione che viene passata attraverso le eh, generazioni. E voi sicuramente sapete, qui andrò veloce perché insomma è, è materia che sicuramente avete studiato, che la, 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 la madre dell'informazione epigenetica è legata a come i geni siano assemblati con delle proteine all'interno della cellula per dare una struttura che noi chiamiamo cromatina. Allora noi di solito disegniamo il DNA come un filamento nudo sulla lavagna, ma in realtà non esiste il DNA nudo all'interno di un nucleo. Il DNA è sempre avvolto come una collana eh, di perle intorno a eh, un complesso di otto proteine che si chiamano i stoni, che, eh, eh, intorno a cui si avvolge facendo eh, un doppio giro a eh, eh, ogni gruppo di stoni. E questa è l'unità che definisce la cromatina che noi chiamiamo eh, eh, nucleosoma. Ci sono circa 150 nucleotidi. Eh, eh, che avvolgono un istone, che avvolgono scusate un, un ottamero di istoni, quindi un, un nucleosoma. E, 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 e una correlazione che si è osservata già vent'anni fa è che quanto più compatta è l'assemblaggio degli istoni con il DNA tanto meno probabile è che questa regione sia espressa, quindi c'è una coincidenza molto, molto stretta fra struttura della cromatina, quindi compattamento di questa struttura nucleosomica della cromatina, e silenziamento dell'espressione genica. Quindi, di nuovo, se voi guardate una cellula, vi potete aspettare che tre quarti almeno tre quarti dei geni di una cellula siano in una struttura co compatta che non viene che non viene espressa e viceversa eh, quando un una, una regione del DNA quindi un gene viene espresso ecco che la struttura della cromatina si rilassa e consente il legame di fattori specifici che riconoscono sequenze di DNA specifiche e che sono quelle poi tipicamente che si trovano nel, in corrispondenza del 5 primo dei geni quindi delle regioni che controllano l'espressione dei geni sapete anche che di stoni in questo ottamero ne abbiamo quattro diversi e quindi si appaiono a coppie, quindi questi stoni si chiamano H2A2B, H3 e H4 e che si assemblano a formare l'ottamero di proteine che forma il eh, eh, nucleosoma. E queste eh, proteine, queste proteine degli stoni, hanno la caratteristica di avere delle code alla regione N terminale che sono relativamente lunghe, e che una volta assemblate e, e, e sporgono al di fuori della struttura del nucleosoma. Cioè, se questo è il DNA che si avvolge intorno al nucleosoma, eh, il nucleosoma è fatto da queste otto proteine e queste otto proteine hanno una coda N-terminale che sporge al di fuori da questa struttura. E, e alla fine degli anni 90 eh, una serie molto eccitante di scoperte, c'era cioè stato un anno in cui compariva una pubblicazione, una o più pubblicazioni praticamente ogni settimana in Cell, Nature e Science che descrivevano il fatto che queste code N terminali degli stoni all'interno della cellula sono fortemente modificate in maniera molto variabile mediante l'aggiunta di gruppi chimici, cioè sono eh, modificate post-traduzionalmente quindi vengono tradotte come proteine come tutte le proteine e poi ci sono degli enzimi che modificano queste code aggiungendo gruppi fosfato gruppi acetile eh, aggiungendo ubiquitina e aggiungendo gruppi metilici quindi tutte le code degli stoni sono fortemente modificate post-traduzionalmente e queste modifiche possono avvenire sulle eh, serine nel caso della fosforilazione la fosforilazione avviene eh, nel, nel, sulle serine le treonine o sulle tirosine nel caso soprattutto dei fattori che, che fanno da eh, recettori dei fattori di crescita, dei recettori di crescita qui la modificazione a livello delle serine oppure a livello delle eh, lisine che possono essere o acetilate o metilate e un ricercatore eh, sempre in, in quel periodo aveva proposto che esiste un vero e proprio codice istonico. Questo legislatore si chiama David Allis, lui diceva che a seconda di, eh, eh, delle modificazioni che le code N-terminali degli istoni hanno, ecco che il gene sarà represso, o sarà trascritto, cioè la cromatina sarà compattata o la cromatina sarà rilassata. E, e, e in particolare adesso noi sappiamo che e se noi per esempio andiamo a vedere l'istone 3, l'istone 3 ha questa sequenza, vedete ci sono queste lisine che possono essere modificate, e anche questa arginina che può essere metilata, questa serina che può essere fosforilata e sappiamo che per esempio se noi abbiamo eh, questa eh, lisina in posizione 4, che è questa, che viene metilata con 1, 2 o 3 gruppi metilici, ecco che il gene è trascritto. Oppure se noi abbiamo questa lisina in posizione 27, che è questa, acetilata, ecco che il gene è trascritto. Viceversa, se la lisina in posizione 9, questa, è metilata, ecco che il gene è represso. Eh, oppure se questa lisina in posizione 27 è metilata, ecco che il gene è represso. Qui vedete immediatamente che c'è una specie di antagonismo fra acetilazione e metilazione. Per esempio, su questa lisina 27, se è acetilata, il gene è espresso e la cromatina è rilassata. Se invece è metilata, la cromatina è compattata e il gene è spento. In generale, una cromatina acetilata, modificata per acetilazione, è una cromatina che viene trascritta. Una cromatina che è fortemente metilata è una cromatina che viene repressa. Questa non è una regola generale, per esempio, questa metilazione dell'istone. Eh, della lisina 4, dell'istone H3, questa qua in realtà è, è, va, va contro questo che vi ho detto, cioè è una metilazione che è attivatoria. Immediatamente mentre si scopre questo ci si rende conto che evidentemente nella cellula ci, ci devono essere degli enzimi che metilano e demetilano, che acetilano e deacetilano, ecco allora che comincia una corsa a cercare di capire quali sono questi enzimi. E adesso noi sappiamo che nella cellula ci sono tutta una serie di proteine che hanno attività di istone acetiltransferasi, cioè di HAT, e altre proteine che hanno attività di istone deacetilasi, cioè di HDAX. Per esempio, le istoni acetiltransferasi, le HAT, possono essere divise in tutte queste eh, famiglie. Quindi questa famiglia ne contiene questi due, che sono due fattori molto famosi, coinvolti nella regolazione di molti geni, si chiamano PCAF e GCN5, un altro fattore famoso è P300, è una proteina molto simile che si chiama CEBP, e così via. E così ci sono tre classi di HDACs, eh, la classe 1, che comprende l'HDAC 1, 3 e la 8, la classe 2, l'HDAC 4, 5, 6, 7, e poi una classe speciale, vi, vi, eh, ricordatevela perché ve ne parlerò eh, a lungo, eh, ehm, giovedì che si chiamano sirtuine questa è molto interessante perché è collegata con eh, i processi del, dell'invecchiamento eh, quindi questi enzimi sono in grado di acetilare la cromatina quindi di attivare la trascrizione e questi enzimi sono in grado invece di rimuovere il gruppo acetile della cromatina e quindi favorire il compattamento della cromatina e quindi reprimere la trascrizione normalmente questi enzimi che attivano la trascrizione sono dei cofattori dei fattori di trascrizione, cioè la maggior parte dei fattori di trascrizione funzionano perché eh, riconoscono una regione del DNA, eh, hanno un dominio che lega il DNA e un altro dominio invece che lega una di queste HDAC. Quindi, porta sulla cromatina in quella regione del promotore un HDAC, questa HDAC acetila la cromatina, apre la cromatina, la trascrizione parte. Contemporaneamente ci si rende conto che come ci sono HAT e HDAC ci sono anche enzimi che metilano e enzimi che metilano, quindi metiltransferasi del DNA e demetilasi del DNA. Questo per esempio è una, una, una tabella che vi fa vedere le eh, eh, lisine metiltransferasi presenti nel lievito, in pombi, in, nel moscerino della frutta e nei mammiferi. E vedete che eh, in pratica per ogni lisina che può essere metilata esiste una sua metiltransferasi, non so, una eh, eh, bah, bah, abbastanza famosa è questa, eh, 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 eh ZH2, EZH2 e ZH2, fa parte di un grosso complesso che si chiama Polycomb, che è uno dei principali repressori dell'espressione genica anche durante lo sviluppo. Quindi questa ha la caratteristica di metilare. La lisina 27 dell'istone H3, vi ricordate? Questa è la lisina che se è acetilata c'è espressione, se è metilata c'è invece repressione. Quindi questa enzima metila la lisina e tutto il gene che sta in quella corrispondenza è represso. Ovviamente la metilazione non è un processo che riguarda soltanto una lisina specifica, ma è un processo che riguarda una regione del cromosoma o un locus molto grande del genoma, quindi di solito questi processi non avvengono soltanto a carico del promotore di un gene, ma comprendono il promotore del gene, il gene stesso e tutta la regione intorno, quindi sono porzioni intere del genoma che vengono... Eh, eh, per esempio deacetilate, metilate e compattate oppure scompattate, acetilate, demetilate e acetilate e quindi eh, eh, trascritte. Eh, si sapeva da moltissimi anni che nel nucleo, della, eh, questo, questo concetto della cromatina compattata e scompattata la conoscevano già eh, i, i microscopisti dell'inizio del 1900, no? quando guardavano il nucleo di una cellula ci aggiungevano dei coloranti e si rendevano conto che la, il nucleo della cellula si colora in maniera differente, per cui ci sono delle porzioni che si colorano molto bene, con i coloranti eh, per esempio acidi o basici, e delle porzioni che si colorano molto male, quindi quelle che si coloravano molto bene eh, e con i coloranti Basici erano stati chiamati eucromatina, cromatina buona. Quelle che si coloravano molto male e eterocromatina. Allora, cosa fa un colorante basico? Il colorante basico lega il DNA. Evidentemente se la struttura della cromatina è rilassata, il colorante si legherà molto bene e quindi noi la chiamiamo eucromatina. Se invece la struttura è molto compattata, il colorante farà fatica a penetrare, quindi si colorà male e la chiamiamo eterocromatina. E si sapeva che L'eucromatina corrisponde a, alle porzioni espresse del genoma, quindi quelle trascritte, l'eterocromatina alle porzioni eh, non, non trascritte. Adesso questi studi posso, riescono a portare questi concetti a un livello molecolare, per esempio, si sapeva che in drosofila le porzioni di eterocromatina, quindi quelle repressive, quelle che non fanno trascrivere, erano molto ricche in una proteina. Che, si chiamava, che è stata chiamata HP1, heteropromatin protein 1. Nessuno sapeva cosa facesse finché si è scoperto che questa è una proteina che ha proprio la caratteristica di legare questa lisina dell'istone H3 quando è metilata. Cioè quello che succede è che l'istone H3, nella la lisina è in posizione 9, a un certo punto arriva una HDAC e toglie il gruppo acetile. Arriva una metilasi che in questo caso si chiama SUV39H1 che aggiunge un gruppo metile. Quando c'è il gruppo metile su questa lisina, ecco che arriva HP1. HP1 si rega questo, ma contemporaneamente favorisce il compattamento della cromatina. Quindi, praticamente, la cromatina metilata diventa super compattata e inaccessibile alla trascrizione proprio perché c'è questa proteina HP1 che fa questo grande compattamento. Vi dicevo che questi processi non avvengono a livello solo del promotore, ma li vengono a livello di grossi domini, e allora ci deve essere un'altra componente oltre a HAT, HDAC, metilasi, demetilasi, e l'altra componente è, è, è fatta da. Complessi che proprio svolgono o compattano grosse porzioni di genoma, quindi grosse porzioni di cromatina. E questo, si chiama, questo processo si chiama cromating remodeling, cioè io parto per esempio da una cromatina super compattata, quindi dove non c'è espressione, arriva una transferasi che mi comincia a cetilare, la cromatina si decompatta, arriva un remodeling complex che mi fa scompattare tutta la porzione dove è posizionato il gene. Eh, molti laboratori cercano di clonare questi, e di caratterizzare questi remodeling complexes e si scopre che sono proprio delle vere e proprie macchine molecolari grandissime, vedete qui sono elencati alcuni di questi per esempio uno di questi complessi si chiama eh, eh, la, la famiglia di SNF2 vedete è composto da tutti questi tipi di proteine un'altra si chiama ISY-SNF se li vedete qua, guardate qua sotto, Chromatin Remodeling Complexes, sono in tutti gli organismi, quindi lievito, moscerino, homo sapiens, e sono delle vere e proprie macchine fatte da un sacco di proteine, per esempio se prendete Zwei Sniff ha 11 proteine diverse, 2 milioni di Dalton di peso molecolare, e se prendete quest'altro eh, che si chiama... RSC eh, eh, ha 15 proteine diverse, 18 proteine diverse, e quindi sono delle macchine molecolari proprio che bruciano ATP per aprire la cromatina e favorire l'espressione eh, genica. Questa è la principale determinante dell'epigenetica, quindi il fatto di spegnere l'espressione di un gene metilando la cromatina e compattandola, o di accendere l'espressione di un gene acetilando la cromatina e, e scopatandola. Eh, però c'è un processo eh, eh, aggiuntivo che eh, di nuovo è stato scoperto in maniera del tutto indipendente, è stato scoperto da un ricercatore che adesso dirige un centro proprio per l'epigenetica a Edimburgo, eh, questo ricercatore si chiama Adrian Bird, io predico per lui il premio Nobel nei prossimi dieci anni che già negli anni 80 si era reso conto che se uno andava a vedere il genoma, il DNA, lui estraeva semplicemente il DNA e andava a vedere il DNA trovava delle modificazioni chimiche sul DNA stesso e la cosa curiosa è che, era, che la modificazione chimica era una specifica che avveniva a carico delle citosine e in pratica se questa è la molecola della citosina eh, vedete l'anello pirimidinico questa è la posizione 5 dell'anello pirimidinico. Ecco che la maggior parte delle C del DNA la trovava modificata con l'aggiunta di un gruppo di metile. Quindi la citosina era in realtà 5-metil-citosina. Quindi il DNA era eh, metilato. E questa cosa in realtà non, non si riusciva a capire che significato aveva, però lui si rese conto immediatamente che non erano tutte le C metilate ma erano solo le C che, erano, che precedevano una G. Quindi quello che veniva metilato era il dinucleotide CG, cioè la C nel dinucleotide CG. E la cosa immediatamente è, è sorpresa è perché CG su un filamento significa CG sull'altro filamento. Quindi evidentemente se la C era metilata in un filamento immediatamente era metilata anche la C sul filamento complementare. E, e la cosa era molto interessante perché eh, questa eh, eh, modifica quindi della CG, quindi la C-metilata qua la C-metilata qua, era una modifica che in qualche maniera per essere mantenuta doveva prevedere il fatto che quando la cellula si divide ci fosse un enzima che continuava ad aggiungere le C sul DNA mm e cioè quando il DNA viene replicato ecco che le polimerasi copiano questo filamento, copiano questo filamento ma questa C non è metilata, immediatamente ci doveva essere un enzima che la metilava e quindi entrambe le cellule figlie avevano un meccanismo che garantiva il fatto che la regione metilata nella cellula madre fosse metilata anche nella cellula figlia quindi ci dovevano essere degli enzimi che aggiungevano una volta il metile quindi che erano stati chiamati de novo metilasi, cioè metilasi che su un DNA non metilato aggiungevano il metile e degli che invece o un enzima che invece mantenesse la metilazione, quello che si chiama metilazione di mantenimento, cioè quando la cellula si divide ecco che eh, dove c'era una, una C metilata su un filamento immediatamente l'enzima metilava la C sull'altro eh, filamento. Questo è un processo che è, è, è specifico dei vertebrati, se voi andate a vedere degli invertebrati, per esempio eh, in C. elegans eh, non c'è metilazione, cioè tutta l'epigenetica di C. elegans è basata sulla struttura della cromatina, eh, in drosophila eh, c'è un enzima che ha questa attività di metiltransferasi, cioè di aggiunta dei gruppi metilici, però in, in realtà non c'è molta regolazione sulla metilazione, questo è un processo che sembra tipico proprio dei, dei vertebrati, in particolare dei mammiferi. E Bird si era accorto anche di un'altra cosa molto strana, cioè si era accorto che se noi andiamo a prendere un DNA di una qualsiasi cellula, la maggior parte delle CG sono metilate, però ci sono delle regioni in cui le CG, la CI, non è metilata. E queste regioni sono caratterizzate da avere la sequenza CG ripetuta moltissime volte in uno spazio molto piccolo. E quindi lui le ha chiamate eh, CG island o CPG island, la pista per il fosfato che unisce nucleotidi. Eh, i nucleotidi. Queste CPG island lui se ne è accorto perché in realtà sono il, il bersaglio di un enzima di restrizione che si chiama HPA2. E quindi lui aveva visto che quando lui prendeva il DNA e tagliava con HPA2, queste regioni davano tanti frammenti, perché eh, HPA2 riconosce quattro nucleotidi centrati sulla CG, quindi praticamente in queste regioni tagliava molto, molto frequentemente. E, 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 e quando si è cominciato un po' a capire dove stanno queste regioni, ci si è accorto che stanno prevalentemente nei promotori dei geni housekeeping. Allora, immediatamente c'è stata una connessione di dire, ma guarda, eh, tutte le C la maggior parte delle CG sono metilate, tranne in alcune regioni in cui ce ne sono tante di CG una vicino all'altra, queste regioni non sono metilate, sono pro nei promotori dei geni housekeeping che per definizione sono trascrizionalmente attivi. E quindi si è collegato immediatamente il fatto che C metilata significa repressione dell'espressione genica, C non metilata significa attivazione dell'espressione eh, genica. Allora adesso noi sappiamo che praticamente tutti i geni housekeeping hanno queste CPG Island associate con i loro promotori e che la mancanza di metilazione di queste isole eh, è essenziale per l'espressione dei geni associati. Quindi eh, noi sappiamo che c'è una correlazione stretta fra metilazione repressione, repressione genica, e repressione dell'espressione genica e invece non metilazione ed espressione. E immediatamente ci si è resi conto che nei processi biologici in cui c'è repressione stabile dell'espressione genica, c'era anche fortissima metilazione e fortissima metilazione anche delle CPG island. L'esempio paradigmatico è il cromosoma X. Allora, il cromosoma X è presente in una copia nei maschi e in due copie nelle femmine. E nelle femmine, però, il cromosoma X va incontro a un silenziamento di. Eh, assoluto di un allele in ciascuna cellula, quale sia quale dei due cromosomi che viene silenziato è assolutamente casuale, ma deve essere silenziato, cioè ci deve essere il dosaggio di geni che viene da una sola copia perché l'iperdosaggio di geni del cromosoma Y non causa, una, come sapete, una malattia genetica che si chiama sindrome di Klinefelter. Quindi ciascuna cellula di una femmina ha lo stesso dosaggio di geni del cromosoma X. Sto parlando di cromosoma X e volevo dire cromosoma X, scusate, cancellate tutto, cromosoma X. Quindi, ciascuna eh, la, 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 la cellula di un qualsiasi individuo di sesso femminile ha lo stesso dosaggio di geni del cromosoma X che ha una cellula di sesso maschile. Come fa a essere silenziato il cromosoma, uno dei due cromosomi X in una cellula di sesso femminile? Beh, una ricercatrice che si chiamava Mary Lyon si era accorta che se guardava al microscopio una cellula di sesso femminile trovava sempre nel nucleo un puntino fortemente colorabile con alcuni coloranti, che è stato chiamato il corpo di bar. Questo puntino è, non è nient'altro che il cromosoma X fortemente compattato, ed è fortemente compattato perché è completamente metilato. Cioè praticamente tutte le CG del cromosoma X inattivo sono eh, eh, fortemente metilate e in seguito alla metilazione, in seguito All'accompattamento sono completamente spente. E mancava il link molecolare fra spegnimento e metilazione, e l'ha scoperto Berck stesso, perché a un certo punto si è accorto che il DNA metilato, quindi le C-metilate, sono il bersaglio specifico di una proteina che lui ha clonato e che ha chiamato metil-CP2, e che è una proteina che fa parte di un complesso che comprende una istone di acetilasi. Allora, cosa succede? Succede che il DNA è metilato. Eh, essendo metilato viene riconosciuto da metil-Cp2. Metil-Cp2 si porta una deacetilasi, la deacetilasi deacetila tutto, arriva una metiltransferasi, metila tutto, tutto viene compattato e tutto viene spento. Eh, adesso noi sappiamo che all'interno delle cellule una cellula di mammifero ci sono almeno 5 metil-Cpg binding protein che hanno proprio la caratteristica di riconoscere selettivamente il DNA metilato. Allora, la cosa è assolutamente fantastica: se non che cosa succede? Succede che eh, la promatina può essere acetilata, ma anche deacetilata, può essere metilata, può essere anche demetilata, il DNA può essere metilato, ma non esiste una demetilasi. Eh, la gente ci ha provato per 40 anni e non esiste un enzima che sia in grado di demetilare il DNA. Quindi quando il DNA è metilato, rimarrà metilato non soltanto tutta la vita di quella cellula, ma in tutta la progenie di quella cellula, perché tutte le volte che il DNA di quella cellula sarà eh, duplicato, perché la cellula si divide, Ecco che già proprio nella forca replicativa esiste quell'enzima di cui vi parlavo prima, che si chiama DNA metiltransferasi 1, che è in grado di metilare il DNA emimetilato. Quindi è un meccanismo per trasferire l'informazione da una cellula alla cellula figlia in maniera assolutamente stabile, quindi un meccanismo di trasferimento dell'informazione epigenetica in maniera stabile e soprattutto non reversibile. Ecco il motivo per cui un fibroblasto sarà sempre un fibroblasto, anche se continuerà a dividersi, una cellula embrionale staminale sarà sempre una cellula embrionale staminale quando sarà mantenuta nelle condizioni di cellula staminale embrionale, perché l'informazione, la cellula embrionale staminale ha delle caratteristiche diverse, è stato un brutto esempio, prendete un cheratinocita, rimarrà sempre un cheratinocita anche se si divide. Quindi la metilazione è un processo del DNA, è un processo che non è reversibile tranne che in due sole occasioni nel corso della vita. E la prima e più importante di queste occasioni è la fecondazione. Allora, andiamo a vedere qual è il livello di metilazione nell'uovo, nello spermatozoo. Queste sono cellule fortemente specializzate, quindi sono cellule che vengono da un processo di differenziamento che le caratterizza in maniera particolare. Allora, se voi andate a vedere il livello di metilazione delle CG nel genoma, vi aspettereste che sia molto alto. La maggior parte dei geni sarà silenziati, quindi sarà silenziata la beta-globina, sarà silenziata tutti i geni dei linfociti, sarà silenziati tutti i geni del cervello, quindi alti livelli di metilazione. Saranno espressi solo pochi geni che servono al spermatozoo o pochi geni che servono all'uomo. Quindi tutte e due cellule con alti livelli di, fecondi, di, di eh, specializzazione. Lo spermatozoo Feconda l'oocita e immediatamente, subito dopo la fecondazione, il livello di metilazione prima del DNA dell'uovo e subito dopo del DNA dello spermatozoo calano a zero. Cioè, quello che succede durante la fecondazione è un reset completo dell'informazione epigenetica. Quindi, tutta la metilazione viene completamente cancellata. Nell'ocita addirittura viene cancellata in assenza di replicazione della cellula. Quindi ci deve essere una funzione, un enzima, una caratteristica che cancella completamente l'informazione epigenetica, la azera completamente. E dopodiché, cosa succede? Succede che a un certo punto la metilazione eh, riavviene di nuovo. E guardate in corrispondenza di cosa avviene. Avviene. In corrispondenza eh, della formazione della blastocisti, subito dopo la quale le cellule perdono le capacità staminali. La, la, la professoressa Zacchigna vi ha detto certamente che la cellula embrionale staminale per eccellenza è quella che proviene dalla disegnazione della massa cellulare interna della blastocisti. Perché subito dopo la blastocisti avviene il processo di gastrulazione, che è un processo in cui si formano i tre foglietti embrionali, no? endoderma e mesoderma. Ectoderma, e da quel momento la cellula perde la staminalità perché perde la staminalità? Eh, guarda caso, perché il genoma comincia a essere metilato. Noi non sappiamo come viene metilato, non sappiamo quali sono i geni, non sappiamo cosa porta le metilasi su questi geni. Questa è una de novo metilation. E quindi c'è un enzima che si chiama DNA metiltransferasi 2, che è la metiltransferasi che è capace di metilare il DNA non prima metilato. Non sappiamo quali siano i geni, come viene portata, ma la sua attività certamente comincia a comparire in corrispondenza della blastocisti. E qui le cellule perdono la proprietà di cellule embrionali e staminali. Cosa fa la clonazione tipo Wilmot, no? tipo, tipo Pecora Dolly? Oppure cosa fanno i quattro geni di Yamanaka? Non fanno altro che indurre demetilazione del genoma. Eh, nella clonazione tipo Wilmut noi prendiamo un oocita, togliamo il nucleo, quindi questo oocita è una specie di sacchetto, e all'interno di questo citoplasma dell'ocita inseriamo con una scossa elettrica il nucleo che viene da una cellula fortemente differenziata, quindi da una cellula fortemente metilata. E qui succede qualcosa per cui. Praticamente si viene a mimare quello che avverrebbe quando lo spermatozoo entra nell'uovo. Quando lo spermatozoo entra nell'uovo c'è un fortissimo rilascio di ioni calcio del reticolo sarcoplasmico che attivano qualcosa che fa demetilare. L'entrata del nucleo nell'uovo rilascia ioni calcio che attiva lo stesso processo. Noi non, non abbiamo idea di cosa sia. Beh, qualche idea cominciamo ad averla, vi dirò fra un attimo, ma noi non abbiamo un'idea precisa di cosa sia questo processo, ma è, è, è questo il motivo per cui è necessario l'uovo. Noi, se noi facciamo le, il nuclear transfer di una cellula differenziata nel citoplasma di un'altra cellula differenziata non succede assolutamente niente, è, è una proprietà specifica dell'uovo. Stessa cosa la fanno i quattro geni Yamanaka, cioè entrano all'interno di un fibroblasto e attivano un programma che probabilmente inibisce la metilazione, una nuova metilazione. Vi ricordate uno dei geni si chiama MIC, che è una, una, un gene che è stato scoperto molti anni fa perché è uno degli oncogeni, cioè uno dei geni che sono capaci di stimolare la proliferazione delle cellule. Per fare una cellula eh, IPS ci vuole più di un mese, perché probabilmente? Perché c'è bisogno che la cellula eh, sia stimolata a replicare in assenza cioè con inibizione della DNA metiltransferasi di mantenimento allora se io ho un DNA metilato sui due filamenti la cellula si replica ma manca la, DNA metilata, la metitrasferasi di mantenimento, ecco che il DNA delle cellule figlie sarà emimetilato. Se aspetto ancora un ciclo avrò due delle cellule che si vengono a formare che hanno il DNA non metilato. Se a quel punto ci sono altri tre geni della cellula embrionale staminale, ecco che quella cellula cambia faccia e diventa una cellula embrionale staminale perché ho resettato, ho cambiato l'informazione epigenetica c'è un altro momento in cui avviene la metilazione che è subito dopo cioè eh, dopo la formazione della blastocisti ricomincia la metilazione e le cellule cominciano a specializzarsi no? questa è la gastrulazione e, e, però questo processo di cancellazione dell'ereditarietà eh, dell eh, di metilazione avviene a carico di tutto il genoma ma con l'eccezione di 20-30 regioni, di 20-30 geni, che invece rimangono ancora fortemente metilati. Eh, questi 20-30 geni vengono cancellati come metilazione soltanto nei precursori delle cellule germinali. Quando dal processo di gastrulazione si vengono a formare le cellule dell'endoderma, del mesoderma e dell'ecoderma, si vengono anche a formare separatamente le cellule che nell'individuo femminile daranno origine all'uovo, agli oociti, quindi all'ovaio, nelle cellule del maschio, daranno origine al testicolo e agli spermatozoi. Queste cellule che danno origine a uovo e spermatozoi nell'embrione si chiamano cellule germinali e a un certo punto, e sono ancora fortemente metilate, cioè questa cancellazione non avviene per queste cellule, però quando comincia lo sviluppo di queste cellule verso le cellule che formano citi e nematozoi, ecco che c'è un'ondata di demetilazione per questi 20-30 geni che cancella completamente questa, eh, eh, la metilazione. Allora, cosa succede? Succede che in realtà, se io prendo una qualsiasi cellula del mio corpo, quindi una cellula somatica, un fibroblasto della pelle, avrà avuto tutti i geni completamente cancellati nel momento della fecondazione, dell'occita di mia madre, dello spermatozoo di mio padre. Tranne questi 20-30 geni che saranno rimasti metilati. I miei spermatozoi ce li avranno demetilati, ma le mie cellule somatiche, quindi le, le, i miei fibroblasti e le mie altre cellule, invece apportano ancora la metilazione che c'era in mio padre e in mia madre, quindi avrò il genoma che ricevo da mia madre con un pattern di metilazione, il genoma che ricevo da mio padre con il pattern di metilazione che c'era in loro. E questo si chiama imprinting, praticamente tutte le cellule somatiche del mio corpo, tranne le cellule precursori degli spermatozoni, nei miei casi, nei casi... Degli dell individui di sesso femminile, precursori degli ociti, hanno il pattern di metilazione che era presente negli alleli del padre, quelli che derivano dal padre, negli alleli della madre e quelli che arrivano, derivano dalla madre. Eh, questo perché si è scoperto? Perché ci sono delle malattie genetiche che vengono eh, eh, ereditate o dal padre o dalla madre e si manifestano o nei figli maschi o nelle figlie femmine a seconda di dove arrivano. Quindi se io ho una particolare mutazione in una regione che è metilata nel padre, ecco che nei figli questa regione eh, non darà nessun effetto, ma se questa regione invece è metilata nella madre, ecco che nei figli potrebbe dare un effetto. Le, le sindrome più famose si chiamano la sindrome di Angerman e la sindrome di Prader-Willi, che sono dovute allo stesso gene a seconda del patto di metilazione del padre e della madre. Quali sono questi geni, questa ventina di geni? Beh, i principali sono espressi qua, vedete? Ci sono dei geni che sono espressi solo nelle cellule che derivano dal padre e dei geni che sono espressi solo nelle cellule che derivano dalla madre. Se andate a vedere, vedete che molti di questi codificano per fattori di crescita, per esempio questo è igf 2 Fetal Specific Growth Factor, questo è insulina 2, che è un altro fattore di crescita, questo è, è, è un, alt, un recettore per un eh, fattore di crescita e così via. Allora, cosa si pensa? Vi ricordate la sindrome dal, eh, della progenia grande, no? la Large Offspring Syndrome, negli individui clonati? Si pensa che il motivo per cui la clonazione sia inefficace dal punto di vista quantitativo e, e porti anche alla produzione di organismi che hanno dei difetti sia dovuta al fatto che la demetilazione funziona molto bene nella prima parte, cioè quella relativa alla. Pseudo fecondazione al trasferimento nucleare. Ma invece funzioni male nel resettare questa ereditarietà epigenetica. E il motivo per cui, per esempio, questi eh, organismi nati con la colazione sono così grossi potrebbe essere legato al fatto che alcuni di questi geni invece di essere spenti rimangono accesi, producono fattori di crescita e quindi i geni rimangono. Eh, rimangono eh, grossi, eh, per esempio eh, sono stati fatti dei lavori che hanno dimostrato che c'è una limitata demetilazione eh, negli embrioni fatti con, con la clonazione, questo è anche un, un altro esperimento che era rimasto importante, questo è un anticorpo che va a vedere la 5-metilcitosina. E, e degli embrioni ottenuti con la fecondazione normale e vedete che la 5-metilcitosina praticamente sparisce e comincia a accumularsi solo nel tempo, mentre in quelli ottenuti con la clonazione c'è un sacco di DNA metilato anche, nel, eh, eh, anche a livello embrionale. E qui c'è un altro lavoro che guardava proprio i geni dell'imprinting e vedevano che erano demetilati in, eh, in maniera eh, inopportuna. Cos'è che demetila il DNA? Perché se noi avessimo in mano un enzima che demetila il DNA potremmo cambiare completamente, magari lo targettiamo a geni specifici, potremmo mh, avere delle applicazioni straordinarie, per questo che la gente ha cercato disperatamente questa eh, eh, de, eh, DNA demetilasi. E, a un certo punto un gruppo di ricerca in, in Israele nel 99 ha pubblicato un lavoro in cui descriveva una DNA demetilasi, tutti erano assolutamente eh, felici, molti l'hanno provato, compreso Bird, e ha detto che era assolutamente un artefatto. Cioè, di fatto noi non abbiamo una DNA demetilasi e non ce l'abbiamo perché con ogni probabilità non esiste. E non esiste perché togliere una C. Un gruppo eh, metilico da una citosina è termodinamicamente molto molto difficile. Quindi difficile che esista un enzima che riesca semplicemente a rimuovere una C. Quindi esiste la metiltransferasi, ma non c'è la possibilità di rimuoverla. Eppure ci deve essere un'attività, evidentemente l'uovo fecondato nello spazio di poche ore in assenza di replicazione, demetila tutto il genoma. E allora quello che si pensa che avvenga è che. Eh, questa demetilazione in realtà sia un processo che avviene con un intermedio, cioè se la citosina è metilata, ecco che eh, questa citosina metilata viene ossidata, cioè viene aggiunto un gruppo idrossilico e, e questa eh, citosina eh, ossidata, quindi idrossimetilcitosina, allora a questo punto possa essere riconosciuta come un nucleotide alterato, danneggiato e sostituito con una citosina normale. Molti dicono che è difficile che tutto avvenga così in maniera molto rapida, c'è molta discussione, però questo in questo momento è la, eh, il meccanismo più eh, accreditato, quindi idrossimetilcitosina che viene riparata da un meccanismo che si chiama eh, Base Excision Repair e sostituita con una citosina. Normale. E questo meccanismo è stato sostenuto dal fatto che negli ultimi 2-3 anni sono stati clonati almeno tre enzimi che si chiamano TET, che hanno la capacità di ossidare la 5-metilcitosina producendo 5-idrossi-metilcitosina. Quindi, questo è un lavoro di gennaio dello, dello scorso anno, di uno dei gruppi più attivi in questo senso qua. E, e, e che va a studiare la demetilazione del DNA e quindi la cancellazione degli imprinting eh, nelle cellule eh, germinali primordiali, in quelle che vi ho detto che rimangono metilate in cui eh, avviene poi la eh, demetilazione. Quindi praticamente quello che lui vede è che queste cellule cominciano a esprimere due di questi enzimi, Tet1 e Tet2, e ecco che improvvisamente la quantità di idrossimetilcitosina sale in queste cellule e quindi scende la quantità di metilcitosina e poi progressivamente scende anche la quantità di idrossimetilcitosina perché o non c'è più metilazione quando le cellule si dividono oppure c'è una riparazione della citosina idrossi metilata con eh, citosina normale e questo è in questo momento il meccanismo più, del tutto più accreditato per spiegare eh, come avviene la demetilazione nel corso eh, della eh, fecondazione. Il ruolo di queste enzimi nelle cellule adulte e differenziate di un organismo non è chiaro, però ci sono molti tessuti che esprimono questi enzimi. E, e, e quindi qualcuno pensa che ci possa essere un meccanismo anche di demetilazione selettiva anche in alcune cellule adulte. Se questo sia vero è assolutamente molto discusso. Molti stanno cercando anche di prendere questi enzimi e di targhettarli su determinati loci definiti, no? c'è un esempio per esempio assolutamente terapeutico, pensate ai all geni della beta globina, cosa succede alla la, 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 la maturazione dell'emoglobina? Nel feto l'emoglobina è un dimero fatto da catene alfa e, e, e catene gamma, al momento della nascita le catene alfa rimangono, le catene gamma sono sostituite dalle catene beta. Se una persona ha una mutazione nelle catene beta in omozigosi, ecco che va incontro alla beta talassemia con una malattia gravissima. Questa persona avrebbe le catene gamma che sono spente e metilate e, e, e quindi se uno avesse un farmaco che semplicemente in queste persone riattiva le catene gamma, ecco che questa persona potrebbe essere... Normale potrebbe avere la stessa emoglobina, magari con un'affinità un, un po' diversa per l'ossigeno, ma sicuramente compatibile con la sopravvivenza. Anzi, sicuramente compatibile perché ci sono delle persone che mantengono l'emoglobina eh, gamma tutta la vita e sono assolutamente normali. Quindi, se noi avessimo la possibilità di targettare degli enzimi che riattivano l'espressione dell'emoglobina gamma in un individuo con beta-talassemia, avremmo curato questa sua malattia. Quindi c'è un interesse incredibile per questi meccanismi, eh, al di là delle applicazioni secondo me è una cosa assolutamente affascinante eh, vedere come eh, finalmente dopo tanti anni riusciamo a capire come venga deciso il destino dell'individuo. Noi se ci pensate come eh, organismi complessi siamo un agglomerato delle cellule e la destinazione ciascuno, di ciascuno dei più di 240 tipi cellulari non è niente che abbia a che fare con l'informazione genetica che è uguale a tutti, ma è eh, legato a come l'informazione genetica viene eh, utilizzata e questo utilizzo è legato proprio allo spegnimento selettivo di alcune regioni. L'altra cosa straordinaria è che eh, tutte le regioni che vengono silenziate un organismo se le porta avanti tutta la vita, no? che è uno spreco evolutivo incredibile perché nel momento in cui, nel corso dello sviluppo, io creo il precursore per una cellula della pelle, se questa cellula della pelle mi farà la cellula della pelle tutta la vita, la cellula staminale della pelle, non c'è nessun motivo perché mi porti avanti il gene della globina, magari metilato. Ci potrebbe essere un'evoluzione diversa che invece ha fatto sì che ci sia una specializzazione. Invece no, tutte le cellule nostre sono uguali, soltanto che selettivamente spegniamo i geni con l'epigenetica, che di nuovo se ci pensate è, 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 è totalmente incredibile dal punto di vista, dal punto di vista così del, del risparmio energetico. No? Vi dice ancora una volta che l'evoluzione non, non funziona secondo canoni di efficienza, ma funzionano, funziona semplicemente secondo i canoni di quello che funziona in quel momento. Se quello che funziona in quel momento funziona, viene preservato nell'evoluzione indipendentemente dal fatto che possa essere la soluzione migliore per risolvere questo problema. E se siamo umili, guardiamo queste cose con grande ammirazione, se siamo presuntuosi diciamo cavolo. Ma allora posso far meglio dell'evoluzione e quindi uno si mette a giocare con l'ingegneria genetica.